in questo video. Non andate, dai, prego, non andate via. Cosa dicono? Non vogliono andare a scuola. Io andrò a fare la spia e lo dirò a Papa Stefano. Così verranno messi in punizione. Oh, buono, sta buonino lì, fermo, immobile. Aiuto! Mamma mia, oggi neanche in grado di andare a scuola. Però almeno sono pronte. Ecco. Penso che i trucchi stanno andando a scuola e stanno andando a fare una spilata di moda, eh! E la vi mancano 5 minuti, li devi sbrigare! Possibile che ogni mattina che dovete andare a scuola c'è questo casino qua dentro? E allora, Nicola, c'è quel rimbambito del tuo ragazzo che sta qui fuori a suonare da 2 ore? Io dico, ma perché non va direttamente a scuola invece di andare a casa nostra a rompere le scatole alle 7.45 di mattina? E poi sbrigati, Hilary, tu invece! Ma chi è Stefano questo che urla a quest'ora? Ma che è matto? Sono le 7 di mattina. Io stacco. Ma chi è che si è attaccato al cido? Alessio. Oh! Ma ti avevano messo il modo di attaccarti alla porta di casa mia? Ma non rispondeva al cido. Ma che non rispondeva al cido? Come fare? Ma che sta qua? Ilari, Nicola, andate via, per favore, andate via. Andate via a scuola. Stai calmo. Ma va pure, vai. Oh, andate a scuola e non tornate più. Oh, io ho da fare questa mattina. Ogni mattina la stessa storia per andare a scuola, queste 2 ore, quella che si deve truccare, quella di andare al bagno. E non capiscono che io la mattina non posso perdere tempo perché ho da fare cose molto importanti, tipo giocare alla PlayStation. Quant'è che non giocavo alla PlayStation? Forza ragazzi, appeso la campanella tu. Oh, bella. Ciao Nando. Sono arrivata un po' prima perché oggi abbiamo un compito di italiano. Che ci avete la verifica di italiano? Sì, ma è tosta, eh? Mamma mia. Ma senti un po', ma chi ve le controlla? Nando, la verifica ce la controlla la preside. La preside? Mamma mia, non allora senti, fai una cosa, sbrigati, intanto ripassa del tubo. Certo, devo sbrigarmi perché vai, non so niente, Nando. Ah, questo è guaio, eh. Vabbè, vado. Vai, bella, vai. Oh, regà, forza, che tardi, entriamo su che sta suonando la campanella, datemi da fare, forza, andiamo. Oggi che cosa c'era da fare a scuola? Oggi non c'era niente. Ciao Nando. Ma ancora qui state? Ma sei già suonata la campanella? Sai, sono andato tutto a casa di Nicole, io ci sono... Ma tanto non ci sono i professori, io ci sono andato 20 volte, lei non riaggiornava. Perché... aspetta oggi, non ci sono i professori? No. Andate, provate che giornata ti aspetta oggi, andate. Nando, perché dici così? Che hai saputo qualcosa? Ricordatevi che Nando sa sempre tutto. Ah, regà, correte che ci sta la verifica, Hilary, Nicole, venite! Cosa? Chi l'ha data questa verifica? La preside. La preside? Ma non è la nostra maestra. Neanche i zaini sono portati. Ce le corregge lei le verifiche, non avete capito? Ma io non c'ho neanche una penna, una matita, una gomma. Neanche io. Io una cosa me la sono portata, è molto importante. Ah, meno male, la che ti sei portata? Lo zaino, mi auguro. No, la merenda, il pranzo e la cena. No, ragazzi, ciao, andiamo via. Io non ci mettiamo, che ci facciamo? No, stiamo no. A fare la verifica. Ok, ma che ci mettiamo, ragazzi? Che la scuola era chiusa. Idea! Ci possiamo inventare che a scuola c'erano i topi e ci hanno mandato via! Nando ci diverge il gioco, noi non sappiamo nulla di italiano della verifica che oggi ha programmato la presa. Ci apri tu! No, mi dai, dispiace! Nando, ti prego, non c'è nulla, non c'è mai visto. Mi hanno visto tutti che io vi ho visto. Buongiorno ragazzi! Buongiorno Nando. Siete pronti per la verifica, ragazzi? Sì. Ok, andiamo allora. La scorsa settimana mi sono preparato. Allora vi aspetto in classe, ragazzi, eh? Sì, prima le signore, si entra! La scuola mi manca moltissimo, chissà se mai tornerò un giorno. Ma che stanno facendo là? Ma quella è Nicole, Alessio, Sara, Hilary, col bidello Nando. Ma fammi vedere che cosa stanno facendo, cosa confabulano. Fammi nascondere qui, non mi vedranno di certo. Allora, l'hai visto? Mi ha visto anche la preside. Mi hanno visto tutti i ragazzi. Io sto qui e ho visto tutti. Non mi mettete in mezzo ai guai, per carità. Per favore, Nando, coprici il gioco. Noi non sappiamo niente della verifica di italiano. Noi andiamo a casa e diciamo ai nostri genitori che c'erano i topi dentro la classe e quindi ci hanno mandato via. Per me è dura questa volta. Beh, sì, per me è dura. Cosa dicono?
non vogliono andare a scuola, salteranno la scuola. Ecco perché stanno lì insieme con quel babbeo di Nando. Nando, quindi non ci andiamo, eh? Prego, non andate via, mi rovinate, non andate via. Nora, non c'è niente da fare. Vi prego, tornate qui, non mi rovinate, tornate qui. Nando! Sì. Ho visto tutto, sì. Ho visto i ragazzi che se ne andavano via e non sono entrati a scuola. E a te che te frega? A me che interessa, che io adesso glielo dico alla preside e ti faccio licenziare, caro Nando. Ecco dove sei arrivato. Sono arrivato. A seguitare a fare la scuola. Bravo, spiega. Bravo. Mi stai vendendo. Mi sto vendendo. Ma tu nella scuola non rientrerai più. Ti assicuro che io rientrerò. E adesso lo vado a dire a Papa Stefano e lo dico anche alla preside. E tu sarai licenziato. Nando è licenziato. Ecco che fa, ecco che dico, queste cose qua. Io andrò a fare la spia e lo dirò a Papa Stefano che i ragazzi hanno saltato la scuola. Così verranno messi in punizione. E io, San Giovanni, avrò la mia vendetta. Tra poco in questo video. Ragazzi, cosa succede? Chi è che si è sentito male? Benedetta, portaci al Mac! Praticamente non sono andata a scuola perché non volevano fare il compito. Ho sentito questo. Ragazzi, io vi ho portato qua, però mi raccomando, non mi fate passare nessun guaio, cioè... Sì, faccio la spia, perché loro non sono andati a scuola per tutto quello che mi hanno fatto. Io lo vado a dire a Papa Stefano. Sì, funghetti, perché io ero il maestro San Giovanni ed ero il maestro di Ilari e Nicole e mi hanno fatto cacciare via da scuola ed è per questo che io faccio la spia e lo dico a Papa Stefano che loro oggi non sono andati a scuola. Secondo voi, funghetti, faccio la spia o no? Scrivetelo nei commenti. Perché non apri? Ma stai dentro! Sta dentro! Sta dentro! Perché non apri? Scavalco, salto e vado dentro. Buono, buono, sta fermo lì, buono, sta buonino lì, fermo immobile. Allora ci serve qualcuno con la macchina, con la patente che ci prende e ci porta lontano da qua. E chi? Stefano lo può chiamare. Chi? Chi? Benedetta! È vero, Benedetta! Chiamatela! La ex ragazza di... Funghetti, noi stiamo facendo una cosa molto pericolosa, quindi voi a casa non lo fate, non saltate mai la scuola. In fondo lo stiamo facendo perché stiamo facendo un video comunque. Aiuto! Quando arrivo, io ho fame. Ma che vado un po'. Raga, eccola, eccola! Benedetta! Benedetta! Ma che succede? Ragazzi, cosa succede? Chi è che si è sentito male? Ma chi si è sentito male? No, dire una cosa importante. Mette paura quando fa così, Johnny. Perché non ci tiriamo su? Giusto. Giusto. Mi dica. Allora, Stefano, la cosa importante è che io stamattina ho visto davanti scuola Ilari, sia Nicole, che non sono entrate. Praticamente non sono andata a scuola perché non volevano fare il compito. Ho sentito questo.
e sono scappati via. Aspetta. Cioè, quindi Ilari e Nicole non andranno. No, è impossibile. Ilari sono uscite questa mattina. Stefano! Lei è un pazzo! Andiamo insieme, Stefano! Io le dimostro. Io. Vabbè, stia calmo che gli prendo un colpo. Andiamo a fuori scuola. Andiamo a vedere. Ma le dico una cosa, San Giovanni. Io vado fuori scuola. Se i ragazzi sono in classe, lei questa me la paga cara, ok? Io la pagherò cara. Ma lei verificherà e vedrà con i suoi occhi quello che stanno facendo. Qualora fosse vero, le metto in punizione. Ok? Giusto! Tra poco in questo video. San Giovanni! Stefano! Ma... Riga! E cosa fate? Buongiorno, che bel vestito oggi, guarda! Preside, faccia qualcosa anche lei, guardi sì. Che sta succedendo, un disastro! Guarda proprio lei! Sì, io ho una classe di animaletti! Ragazzi, ma posso sapere cosa è successo? Io stavo andando al lavoro! Hai una verifica? Ma tanto l'altro. No, perché c'erano i topi in classe! Sì. Ilari, dai, dillo che vuoi saltare a scuola! Perché non ci porti al McDonald's? Dai, abbiamo fame, io dai. Benedetta, portaci al Mac. Portaci al Mac. Ragazzi, sapete che se i vostri genitori vi beccano un macello poi? Ma no, tranquilla, ma non già stanno tutto. Sì, tranquilla, dai. E anche se fossi ci sarebbe. Andiamo a mangiarci sti panini che c'ho fame. McDonald's. Forza, venga con me. Un attimo, stiamo camminando da 2 ore, ho capito? Buono, troppo buono. Io ho già finito tutto, non so voi. Ragazzi, io ho portato qua, però mi raccomando, non mi fate passare nessun guaio, cioè, perché qua se la viene a scoprire qualcuno. Ma tranquilla, Benedetta, nessuno lo scoprirà, mai. È stata una giornata perfetta. Te l'avevo detto che non erano andati a scuola. Lei mi deve mettere in punizione, rigorosa punizione. Non ci credo, ma erano usciti per andare a scuola. Maestro San Giovanni, questa volta ha veramente ragione. Li metto in punizione, questa è l'ultima volta. Ma facciamo una cosa, aspettiamo qui dietro che escono, così loro penseranno che finiranno il Mac con calma e poi secondo loro torneranno davanti a scuola, per così io proprio li vado a prendere e loro faranno finta di niente. E invece no, San Giovanni questa volta ha avuto veramente ragione. Nascondiamoci lì dietro. Ci dobbiamo sbrigare perché adesso è l'orario in cui escono di scuola. Sì, così andiamo fuori scuola, così almeno può credere che ci siamo andati, no? Ragazzi, mi raccomando, fuori scuola facciamo finta come se non fosse successo nulla, come se fossimo entrati, va bene? Andiamo. Andiamo. Abbiamo fregati tutti. Siamo andati perché non oggi di me. Giornata perfetta, a scuola non ci siamo andati, sì, siamo andati a mangiare. Dai, però sbrigiamoci che ora qua escono lì da scuola. Andiamo, dai. Dai ragazzi, siamo arrivati giusto in tempo che adesso escono gli altri da scuola. Adesso arriva Stefano e faremo finta di essere usciti da scuola. Raga, mi raccomando, se ci chiederanno com'è andata la verifica, è andata benissimo. Bella giornata, Nando. Precisi, insomma. Tutti i modi, fra poco escono i ragazzi. Nando, però copici, ti prego. Ma la preside non si è accorta di niente. Adesso fate quello che vi dico, lascia stare la preside. Va bene. Poi escono i ragazzi, infilatevi in mezzo, camuffatevi lì in mezzo, fate finta di niente e andate, okay. Va bene? Dai, okay. Nando, dai, tra poco era Stefano, Ecco, va bene, ma raccomando un po'. Va bene, tranquillo. Buongiorno, che bel vestito oggi, guarda che bella oggi, ciao Giovanni, Stefano, la preside, San Giovanni, Stefano, la preside. Ragazzi, andiamo, lasci stare San Giovanni, la Stefano, la preside, perché non andavo nella parte di Nando, scusa. Nando, guarda, aiutaci te, Nando, guarda, sono tutti là, guarda. Fermo, dove vai? Vieni qua. Io non voglio dire niente. Questa
stavolta voi a me mi prendete. Cioè, voi vi rendete conto? Io vi avevo mandato a scuola e voi avete saltato la scuola. Questa è una cosa gravissima, anche voi a casa non lo fate mai. Cioè, ma vi rendete conto? Ilari, tu sei in punizione. Ti tolgo tutti i giochi, tutti i trucchi, ti tolgo tutto e faccio chiudere anche il canale YouTube, perché questa volta l'hai fatta grossa. Vattene in punizione, aspetta lì, perché adesso vai, forza, vai. Io rimango qua. No, tu penso va lì. Vai. Io rimango qua. Nicole, specialmente da te non me l'aspettavo. Adesso tu sei in punizione e adesso io devo ringraziare il maestro San Giovanni che è venuto a casa. Questo, riprendete la scuola, preside, riprendete San Giovanni a scuola, perché è stato un eroe, perché ha visto che loro avevano saltato la scuola. Bravissimo San Giovanni. Bravo. Capito? Grazie, grazie, grazie. No, caro Stefano, mi permetta. No, perché qui c'è qualcuno che ha fatto la spia, una grande spia, io già so chi è. No, Nando, perché qui San Giovanni è vero che ha fatto la spia, però io almeno ho scoperto grazie a lui che loro hanno saltato la scuola. E questa... Sì, perché lui ha fatto la spia, non per salvare i ragazzi, ma per i suoi interessi, perché lui vuole rientrare in questa scuola, ma si è data la zappa sui piedi. Sto viaggio non lo salva nessuno. Chi fa la spia non è figlio di Maria? No, lui è Nando ed è un vitello corrotto. Lei è un vitello corrotto. Si fa corrompere. Corrotto io. Sì, lei è corrotto. Lei è corrotto. No, no, lei è corrotto. Chi l'ha rotto? L'ha rotto lui. Chi l'ha rotto? Sì, no, l'hanno rotto loro. Qui si stanno a litigare. Ma che ci frega a noi? Andiamo via. Preside, faccia qualcosa anche lei. Guardi sì? Che sta succedendo, un disastro. Parla proprio lei? Sì. Io ho una grazia agli animaletti. Funghetti, mi raccomando, per vedere gli altri video iscrivetevi al canale.